Salve, 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 buonasera, benvenuti in questo nuovo appuntamento per quanto riguarda le razze. Oggi parliamo del barboncino, barboncino, quindi una razza molto diffusa, molto molto comune in Italia. Ce ne sono tantissimi di barboncini. Aspettiamo un attimo che si incominciano a collegare i interessati. Dicevo, barboncino, una razza molto comune, molto diffusa in Italia, è anche molto comoda da avere perché molti di voi hanno un barboncino da classico animale da compagnia, se vogliamo. È un animale molto sensibile, molto delicato, infatti ha moltissime problematiche, adesso ne parleremo. Vorrei iniziare per parlare un pochino della storia di questo cane. Ho cercato di documentarmi, diciamo che l'origine, alcuni pensano che sia germanica, altri francese, è stato utilizzato nel 600-700 dalle case nobili, veniva utilizzato, pensate, anche alla caccia alle anatre. Infatti ha una certa predisposizione, il barbone parlo, verso per le prede, no? Per inseguire le prede in luoghi umidi e persino nei laghi. Ovviamente poi nel tempo con la selezione sono state create varie diciamo, tipologie. Abbiamo il barbone di mole grande, poi abbiamo il barbone medio, abbiamo il barbone nano e il barboncino cosiddetto toy. Quindi nel tempo ovviamente c'è stata una certa selezione. Oggi vorrei parlarvi in particolare del barboncino toy, barboncino piccolo, diciamo, di dimensioni, non tanto nel barbone, ma del barboncino toy, per la sua caratteristica, soprattutto, non so se siete riusciti a classificarlo da un punto di vista biotipo di costituzione. Ecco, il barboncino, secondo voi, a che biotipo appartiene? Vediamo un po' se avete incominciato a studiare. Allora, vi ho detto che la biotipologia è molto importante, cioè cominciare a classificare la razza in relazione alla costituzione è fondamentale per una integrazione, per un'alimentazione mirata per quella costituzione. Allora, vi dico subito che più o meno si avvicina un pochino a quello che abbiamo parlato altre volte, precedentemente abbiamo parlato del maltese. Ecco, in un certo caso, diciamo, si avvicina un po' come biotipologia al maltese, quindi è un soggetto, diciamo, bilioso nervoso, queste due caratteristiche, bilioso nervoso, predominanza del sistema nervoso, sia centrale che periferico. Bravo Peppino, nervoso, esatto. Perché parliamo di questo soggetto, costituzione nervosa? Perché ha una sensibilità del sistema nervoso e ovviamente della cute che è annessa, quindi diciamo, le patologie sono soprattutto inerenti al sistema nervoso, alla pelle che molto spesso è conseguenziale, e anche ovviamente tutte quelle disfunzioni neurovegetative, perché il soggetto nervoso è brava Laura, è particolarmente sensibile alle disfunzioni neurovegetative. Abbiamo detto che questo cane da sempre è stato sempre un animale da compagnia che vive proprio in una sorta di simbiosi col proprietario, no? Molti di voi questo lo sanno già, nel senso che c'è un contatto molto stretto col proprietario, al punto tale che a volte alterazioni comportamentali del proprietario si trasferiscono all'animale, cioè un soggetto particolarmente ansioso spesso trasmette quell'ansia al cagnolino, eh? E questo è molto importante perché molto spesso anche il vostro comportamento è responsabile della disfunzione di questo soggetto. Quindi anche vi dovete anche in certo qual modo cercare di riuscire a combattere uno stato ansioso proprio per evitare che quest'ansia poi la trasmettete al cagnolino. Basta anche le vibrazioni, anche un leggero contatto e già voi trasmettete le vostre vibrazioni, le vostre ansie al cagnolino, che essendo un soggetto nervoso è ipersensibile a queste vibrazioni.
Abbiamo detto del soggetto nervoso, le caratteristiche che ovviamente ha una iperfunzione dell'epifisi, quindi è tendenzialmente un soggetto che nel tempo può arrivare a una fase melanconica. E alcuni di questi possono, magari per una questione genetica, possono andare verso una costituzione fluorica, quindi cosiddetto dismorfismo di alcuni soggetti, soprattutto allorché poi questi incroci sono degli incroci molto spinti, si possono avere dei dismorfismi, quindi arrivare a una costituzione florica, che è una costituzione proprio del nervoso, allorché poi prende una strada, diciamo, sbagliata, a volte anche per una questione genetica. E allora, direi, le patologie a cui va incontro sono tante le patologie che può andare incontro, cioè ha una certa predisposizione soprattutto verso alcune patologie. Allora, dicevo, questa stretta convivenza, no, del proprietario molto spesso influisce anche il suo carattere. Quindi, molto spesso, quando parliamo di un soggetto nervoso, dobbiamo sempre valutare anche il proprietario, che tipo di personalità, come diciamo, si comporta da un punto di vista psico-comportamentale nei confronti dell'animale. È anche vero che questi soggetti hanno bisogno di sfogare questa loro energia interna facendo un'attività ludica all'esterno, quindi ha bisogno di movimento. Pensate, questi cani venivano utilizzati per la caccia alle anatre, quindi un soggetto adibito nei tempi passati alla caccia, quindi pensate l'importanza del movimento di questi cani. Quindi il fatto di stare troppo in casa, molto spesso segregati in un ambiente chiuso, cioè, li crea poi una sorta di quei disturbi ossessivo-compulsivi che possono essere dall'eccamento, dal mordicchiarsi oppure mordicchiare anche oggetti in maniera compulsiva. Quindi è molto importante fare in modo che questi cani abbiano un'attività relazionale anche con gli altri, con i loro simili. Anche perché si costruisce il carattere di questo soggetto anche facendoli familiarizzare con i simili. Quindi, il soggetto che lo tiene stretto e evita proprio il contatto con altri cani, quel soggetto tenderà poi nel tempo a essere un soggetto chiuso, e poi la chiusura lo porterà anche a una sorta di aggressività nei confronti di altre persone o dei suoi simili. Quindi è molto importante agire da subito con questi soggetti, cercare di farli socializzare, proprio per cercare di combattere un po' questa eventuale sua chiusura psicologica, no? Che può avere, comportamentale, che poi addirittura può andare in situazioni estreme a fenomeni depressivi. Quindi il soggetto poi si chiude in sé e può avere poi diciamo, una disfunzione immunitaria con tutta una serie di problematiche, a volte anche, diciamo, processi proliferativi dovuti proprio alla chiusura del soggetto, che non riesce a sfogare verso l'esterno, da un punto di vista comportamentale si chiude e può produrre addirittura delle neoformazioni, no? Diciamo, può andare in psicosi da un punto di vista omeopatico. Allora, iniziamo a parlare un pochino delle varie patologie a cui è predisposto. Una di queste è la condroplasia, cioè quindi anormale sviluppo della cartilagine. Quindi attenzione a questi soggetti, soprattutto quando vengono svezzati. Ecco, voi sapete, sono un po' contrario all'uso dei croccantini, soprattutto quelli estrusi, no? Quindi eviterei lo estruso, soprattutto nel momento dello svezzamento. Questo ovviamente bisogna anche affidarsi a degli allevatori attenti, che abbiano una certa cultura per quanto riguarda l'alimentazione. Alcuni di questi magari vengono vaccinati in età troppo precoce, quando il sistema immunitario non è ancora sviluppato, e quindi si possono avere delle alterazioni del sistema immunitario, immunità innata e immunità acquisita. Quindi è molto importante anche lo svezzamento di questi soggetti, portando, a mio avviso, l'ideale sarebbe verso un'alimentazione naturale. Quindi il croccantino, l'estruso, secondo me non è l'ideale per questo tipo di soggetti, anche perché sono soggetti che hanno una predisposizione al reflusso gastrico, al reflusso
anche biliare, cioè hanno una disfunzione biliare, quindi sono soggetti che hanno una certa debolezza anche per quanto riguarda il pancreas. Quindi già il nome bilioso lo dice, quindi sono soggetti particolarmente predisposti a disfunzioni della bile, cioè biliari, quindi a gastroduodeniti con reflusso gastrico e a disfunzioni pancreatiche, quindi possono sviluppare nel tempo diabete oppure insufficienza pancreatica. Quindi l'alimentazione è molto importante, evitare quindi gli eccessi di carboidrati. Molti alimenti industriali hanno un eccesso diciamo, di carboidrati, anche gli stessi grain free possono avere un eccesso di patate, piselli, quindi dovete cercare di essere molto attenti, soprattutto nella prima fase, quindi nello svezzamento, quindi è importante. Molti soggetti che stanno in cura con me hanno sviluppato purtroppo nel tempo hanno sviluppato malattie proliferative, la cosiddetta IBD, no? Che non sono altro che malattie autoimmuni dell'intestino, perché purtroppo hanno fatto un'alimentazione sbagliata dall'inizio. Poi, ovviamente, quando parliamo di soggetti nervosi, prendete sempre in considerazione il fatto che questi soggetti, avendo una ipersensibilità nervosa, quindi una maggiore predisposizione a crisi epilettiche, a contrazioni involontarie, cioè tutto ciò che l'ipersensibilità del sistema nervoso, se mettiamo poi antiparassitari tossici, a quel punto possiamo avere veramente delle alterazioni importanti, no? Che il proprietario manifesta dall'inizio con una iperreattività, anche cambiamenti comportamentali possono essere sintomi di una intossicazione da antiparassitari. Quindi bisogna essere molto attenti, soprattutto sono soggetti delicati a queste sostanze tossiche che vengono messe, diciamo, sul pelo, quindi cercare di portarlo più, cioè ad operare più, diciamo, repellenti naturali, assolutamente. Allora, quindi sicuramente un soggetto predisposto ad allergie, quindi allergie atopiche, okay? Adeniti sebacei, cioè infiammazioni delle ghiandole che producono il sebo, quindi è un soggetto molto spesso predisposto ad alopecie, cosiddetta alopecie, quindi mancanza di pelo spesso anche su base ormonale. Ovviamente dipende sempre poi se questi soggetti vengono sottoposti a sterilizzazione o meno. Noi sappiamo che con la sterilizzazione hanno tutta una serie di disfunzioni ormonali e quindi vanno gestiti bene, magari con una integrazione diciamo, degli ormoni bioidentici, con dei fitoterapici, e magari associandoli pure eventualmente lì dove ce n'è bisogno della melatonina, cioè bisogna cercare di riequilibrare, ma soprattutto la cosa importante quando parliamo del soggetto nervoso, diciamo, quello che è il problema importante, dominante, è lo stress, quindi l'eccesso di cortisone nel sangue, che è un responsabile poi di quelle disfunzioni a carico della tiroide, perché l'eccesso di cortisolo crea disfunzione tiroidea, quindi disfunzione tiroidea produce un aumento del TSH, che mi va a stimolare la tiroide, quindi c'è un ipertiroidismo all'inizio che poi può andare incontro a delle tiroiditi autoimmuni. Quindi attenzione, quando parliamo di soggetto nervoso dobbiamo sempre stare attenti di cercare di più o meno di modulare questo stress, modulare lo stress. È un soggetto che ha bisogno, soprattutto quando si alimenta, di avere una serenità, una quiete, perché già di per sé è un soggetto che digerisce male dovuto a questo eccesso del simpatico tono che crea una vasocostrizione, cioè crea una costrizione a carico del duodeno, quindi spesso un reflusso biliare, si crea un'alterazione dell'acidità gastrica, cioè nel simpatico tono all'inizio abbiamo una carenza proprio della secrezione gastrica, e questo poi provoca come rimbalzo un aumento di produzione dell'acido cloridico. Ecco perché va soggetta a gastrite, perché non ha una buona funzionalità, diciamo, dello stomaco, cioè non digerisce bene questo soggetto, anche perché c'è un pancreas che va spesso supportato. Quindi un soggetto come questo, se gli dai il croccantino, è ovvio che non lo digerisce bene, perché proprio alla sua diciamo, disfunzione simpatica, diciamo, neurovegetativa, molto spesso fa sì che questo croccantino non viene bene assimilato. Ecco perché bisognerebbe portarlo verso o un alimento con degli essiccati associati magari
a un'alimentazione naturale, che è molto difficile fare in un soggetto come questo, soprattutto se viene da un'alimentazione industriale, perché a quel punto la sua secrezione gastrica è quasi annullata, cioè si deve rieducare a questo tipo di alimentazione piano piano, associandoli piano piano magari del cibo secco, magari un pressato, ma sicuramente non un estruso, e poi piano piano portarlo verso un'alimentazione più naturale. Che significa? Significa che poi bisogna valutare bene quello che è l'alimento che lui sopporta bene, perché molto, alcuni di questi soggetti, per esempio, non sopportano un certo carico di istamina, quindi il pesce, per esempio, gli potrebbe dare fastidio. A quel punto si possono utilizzare degli enzimi che degradano questa istamina e quindi la rendono più facilmente sopportabile questo carico di istamina, no? A volte bisogna valutare il tipo di carne che deve avere. Alcuni soggetti, per esempio, sono intolleranti verso un tipo di carne, quindi per fare questo bisogna fare un ciclo, magari di un paio di settimane, un tipo di carne, poi passare un altro tipo di carne e valutare la sua tolleranza. Come si fa a valutare? Vedendo soprattutto dalla faccia, ecco perché io molto spesso quando noi facciamo le consulti online, la prima cosa che vi chiedo, a parte il fatto di fare un video per vedere come si muove nel suo ambiente familiare, perché molto spesso quando andate dal veterinario il cane non si manifesta per quello che è. Ecco perché è importante valutare attraverso questo video come si manifesta, che tipo, cioè la sua personalità, se vogliamo, no? Le sue attività, cioè la sua costituzione anche da un punto di vista psicocomportamentale, che quello è molto importante, che va sempre diciamo, bisogna sempre valutarla quando si fa una terapia in questi soggetti, perché combattere lo stress, cercare di tranquillizzare, soprattutto combattere quest'ansia che questi soggetti molto spesso hanno, convivono, è fondamentale per migliorare la loro, diciamo, migliorare diciamo, quella che è la funzionalità dell'apparato gastrointestinale. Ecco perché è predisposto soprattutto a tutte le patologie, sia disfunzioni immunitarie, quindi vedi allergie, atopie, sia disfunzioni neurovegetative, quindi reflusso gastrico. Questo reflusso gastrico che fa? Fa salire questo acido in bocca, e quello poi è responsabile diciamo, dell'alterazione dello smalto, dove poi si va a impiantare ancora di più questa placca. Ecco perché sono maggiormente predisposte a produzione di placca. E questa placca, sappiamo, abbiamo visto che è deleteria, soprattutto è un grosso nemico, soprattutto delle valvole cardiache, perché là si va a impiantare i batteri e possono dare insufficienza valvolare, eh? Quindi alterazione a carico delle valvole cardiache. Tanti di questi cani che mi vengono a visita hanno una patologia a carico della bocca importante, con placca, diciamo parodontosi, piorrea addirittura, e molto spesso già incominciano ad avere insufficienza valvolare, perché molto spesso si impiantano quei batteri e vanno a localizzarsi a carico delle valvole. Ecco perché quando si fa una terapia cardiaca, quando si fa una terapia al cuore, in primis si va sempre a valutare la bocca, perché è da lì che molto spesso i germi si vanno a impiantare, eh? Non solo, ma anche dall'apparato gastrointestinale possono migrare dei batteri, si possono andare a focalizzare soprattutto le Escherichia coli. Adesso è stato molto valutato il problema del coli che dall'intestino, diciamo, eventuale anche dall'apparato urogenitale, si può impiantare a carico della valvola cardiaca. Quindi poi abbiamo detto che la tiroide è una di quelle ghiandole che viene particolarmente bersagliata, quindi attenzione, pensate quando mettiamo lo spot on tra le scapole, ecco la tiroide sta proprio in corrispondenza dello spot on, qui va la pipetta e la tiroide sta proprio qui, vedete, sta proprio in corrispondenza della ghiandola della tiroide, quindi si possono avere delle irritazioni. Poi ricordiamoci sempre che questi antiparassitari stimolano la linea TH2, quindi mi vanno a sbilanciare la linea TH2, soprattutto se poi questi soggetti sono stati vaccinati troppo di frequente, cosa che non dovrebbe avvenire perché si dovrebbero seguire sempre le linee guida delle vaccinazioni. Sapete che i vaccini durano molti anni e quindi si dovrebbe fare il vaccicheck per accertarsi che ancora c'è una certa carica anticorpale, non sopravvaccinare, perché rischiamo di alterare questo sistema immunitario, quindi di creare una sorta di autoanticorpi che poi sono responsabili di tutte quelle patologie, diciamo, autoimmuni che questi soggetti vanno predisposti. Quindi
è un soggetto che ha anche una predisposizione verso malattie comportamentali, quindi sindrome ossessive compulsive, quindi disordini molto spesso. Quindi pensate come sono delicati. Quindi se noi ci andiamo a mettere questi antiparassitari, se andiamo a intossicare con questi antiparassitari, questi soggetti a maggior ragione possono avere più problemi su questo senso. Poi ovviamente è sempre a carico del sistema nervoso, quindi il soggetto nervoso ha una predilezione verso malattie nervose, quindi dobbiamo metterci l'anima in pace, quindi dobbiamo stare molto attenti di preservare il sistema nervoso centrale e quindi evitare la tossicità e soprattutto alterazione a causa della permeabilità intestinale, perché se la permeabilità intestinale si altera, le tossine, addirittura dei funghi possono migrare attraverso il sistema linfatico circolatorio e andare a inserirsi a passare la barriera ematoencefalica e vanno nel cervello. Quindi ecco perché molto spesso delle riacutizzazioni infiammatorie a causa del cervello sono collegate a un'infiammazione della parete intestinale. E questo abbiamo parlato a proposito di tutto ciò che riguardava patologie intestinali in correlazione con l'intestino e la cute, cioè quindi una connessione intestino-cute-cervello molto importante, soprattutto nel soggetto nervoso. Quindi abbiamo anche qui dei fenomeni di demielinizzazione, addirittura c'è un test del DNA che può andare a valutare la mielopatia degenerativa. Ecco, se voi andate sul sito DNA Cani, tra le malattie che vengono diagnosticate abbiamo l'ipertermia maligna, la mielopatia degenerativa, il PRA, progressiva retina atrofia, atrofia progressiva della retina, malattia di Willebrand, cioè malattie coagulative, e poi la gangliosidosi, cioè una malattia proprio sempre degenerativa a causa del sistema nervoso. Oltre poi la ipericosuria, anche questa è una malattia genetica che viene diagnosticata attraverso del test del DNA. Ma proseguiamo su tutte le malattie a cui è predisposto questo cane. Quindi malattie nervose possiamo dire che è predisposto un pochino a tutte, quindi malattie degenerative, quindi malattie quindi di accumulo di alcune sostanze che creano fenomeni degenerativi, cognitivi, atassie motorie e tutto il resto. Abbiamo la cosiddetta liposomal storage disease, cioè una deficienza enzimatica con accumulo di sostanze tossiche all'interno, proprio per un'alterazione enzimatica. Questo purtroppo è un problema congenito. Questi soggetti, quindi, una volta che si va a diagnosticare, che non sempre è facile, ripeto, a volte si devono fare dei test genetici, ma soprattutto si va per esclusione, si fa una risonanza, si valuta un pochino la situazione, una volta escluse alcune patologie si può prendere in considerazione questa malattia, che è una malattia ovviamente che ha bisogno di tutta una serie di rimedi che migliorano il trofismo nervoso. L'altra volta abbiamo parlato di micoterapia, diciamo il fungo principe per la rigenerazione del tessuto nervoso è l'Erysium, quindi tutti i fenomeni rigenerativi che devono stimolare il nervo growth factor, cioè questo fattore di crescita nervino, l'Erysium è uno di questi, quindi è molto importante questo fungo. Oltre a cercare di modulare questo cortisolo, perché il cortisolo è quello che poi è il nemico che crea infiammazione cronica, a volte nel tempo può creare, diciamo, insulino resistenza, ma questa infiammazione cronica è come se bruciasse questo cervello e quindi nel tempo poi si hanno tutta una serie di fenomeni degenerativi a causa del cervello, accumulo di placca amiloide, un po' come avviene in umana che nel tempo arriva all'Alzheimer, che la nostra Alzheimer si chiama disfunzione cognitiva. E quindi va anche lì sostenuto con tutta una serie di rimedi naturali, micoterapia, prodotti omotossicologici, quindi c'è un mare, parliamo sempre della cosiddetta medicina integrata, medicina funzionale, anche una medicina di anticipo. Quando noi sappiamo la costituzione di questi, ecco perché è importante stabilire il biotipo, perché quando noi sappiamo questo soggetto a cosa è predisposto, allora possiamo fare una medicina di anticipo, non dobbiamo aspettare la crisi epilettica, la malattia neurodegenerativa, va in una struttura, si fa la risonanza, perché poi
mancano le armi per andare incontro a queste malattie. Noi dobbiamo cercare di queste malattie di anticiparle, sapendo la sua debolezza da un punto di vista costituzionale, dobbiamo da subito mirare con un'alimentazione più specifica per quel tipo di soggetto. Ecco perché attenzione ai carboidrati, perché i carboidrati non fanno altro che alimentare ancora questa infiammazione. Ha bisogno soprattutto di sostanze grasse, ma di qualità. Gli omega 3, cioè dobbiamo nutrire questo cervello, dobbiamo cercare di migliorare le sue connessioni, quindi anche con tutta una serie di integratori e soprattutto dobbiamo sempre modulare questo stress. Quindi quando parliamo di soggetti nervosi e biliosi dobbiamo modulare lo stress. E noi sappiamo che cioè abbiamo tantissimi rimedi, per esempio la rhodiola è uno di questi, dobbiamo soprattutto modulare l'attività del cortico surrene, che nel tempo questi soggetti all'inizio sono ipereccitati, iperstimolati, dopodiché poi incominciano ad avere un esaurimento di questa ghiandola. Quindi dobbiamo, anche in questi casi, dobbiamo cercare di contenere questo esaurimento, cerchiamo poi di sostenere questa ghiandola surrenale che è molto spesso è collegata all'attività tiroidea. Noi spesso valutiamo la tiroide, però purtroppo valutiamo poco la ghiandola cortico-surrenale perché non abbiamo quello spirito, quella mentalità di valutare questa ghiandola. La valutiamo soltanto quando c'è la malattia già andata, tipo il Cushing. E guarda caso, molto spesso i Cushing sono quelli che sono stati sterilizzati, quindi che hanno uno stress ancora di più, perché quando togliamo gli ormoni sessuali con la sterilizzazione, la ghiandola surrenale deve compensare questa perdita di ormoni e quindi le deve produrre. Quindi producendo questi ormoni viene ovviamente a discapito della ghiandola, perché la ghiandola poi non ce la fa a sobbarcarsi di questo lavoro in più e quindi nel tempo va soggetta a disfunzioni. Quindi si crea una sorta di surmenage di questa ghiandola, che è una malattia che in America si bada moltissimo, anche in campo umano. Tutte le terapie anti-age si prende sempre in evidenza il surmenage di questa ghiandola surrenale. Quindi, pensate che questi soggetti, essendo un soggetto nervoso, va molto soggetto a nevralgie, addirittura a cefalee. Quindi quando vediamo magari questo soggetto con uno sguardo un po' spento, con gli occhi ammiccati, un pochino spento, potrebbe avere anche in quel caso un mal di testa, perché anche i nostri cani hanno il mal di testa. Poi quindi è soggetta a spasmi, quindi a vasocostrizioni e all'acidità. Questa acidità la manifesta anche lì con vasospasmo, vasocostrizione, quindi si può avere dei fenomeni ipertensivi che vanno a peggiorare quella situazione cardiaca, abbiamo detto, questa predisposizione quindi a questa malattia delle valvole cardiache, molto spesso è collegata a una bocca che è poco, diciamo, che è mantenuta in uno stato, devo dire, a volte veramente preoccupante, sono situazioni di parodontiti, tartaro importante. Ovviamente questi soggetti sono delicati, quindi si dovrebbe evitare di sottoporre a un'anestesia, quindi si deve fare una manutenzione quotidiana attraverso degli spazzolini, uno di questi per esempio spazzolini a ultrasuoni, strisciare magari con dell'olio di cocco, bicarbonato, per evitare l'accumulo di questa placca e favorire una masticazione, perché anche la masticazione fa sì che questo tartaro non si impianti. In primis bisogna evitare questo reflusso gastrico, che il bilioso e nervoso è una delle patologie più frequenti in questo tipo di costituzione. Quindi il reflusso è collegato, ripeto, sempre a situazioni di ansia. Quindi quando il soggetto è ansioso, quando subisce uno stress di ansia, per esempio una situazione psico-emozionale importante, molto spesso il giorno dopo vi può creare del vomito biliare. Voi spesso che fate? Andate, correte dal veterinario, quindi subito gastroprotettori, a volte anche antivomito tipo il Plaside, però il problema è a monte, cioè è la situazione costituzionale e lo stress e l'ansia, magari quel tipo di alimentazione non è quella giusta, perché magari date il croccantino che quel giorno, magari per quella situazione ansiosa, è rimasto lì sullo stomaco, non ha digerito, ha fermentato, ha dilatato e quindi ha creato questo reflusso gastrico. Quindi attenzione all'alimentazione. Altre malattie, anche qui per esempio miastenia gravis, si può avere miotonia congenita, cioè quelle situazioni di tremolio, a volte sono situazioni congenite, anche lì va supportato tutta una serie di rimedi, dal magnesio, da prodotti omotossicologici, tipo il cuprum, però sono situazioni molto spesso questi soggetti vanno predisposti perché hanno questa debolezza dal punto di vista
del sistema nervoso centrale e periferico. Poi abbiamo a carico del tessuto osseo, anche lì possiamo avere delle disfunzioni osteomalacie, per esempio cattivo allineamento, classico del barboncino e la lussazione della rotula. Perché? Perché molto spesso a volte vengono anche sterilizzati prima del loro sviluppo. Per esempio a 6-7 mesi vengono sterilizzati, non si allinea bene l'asse, diciamo, del femore, perché si crea una disfunzione a carico del disco epifisario, oppure perché non c'è una buona muscolatura che li supporta, e quindi questa rotula fa da rotula ballerina, quindi si sta, cioè, non sta sull'allineamento, diciamo, della rotula. Ecco, quindi praticamente non si crea una buona struttura a carico, si crea una sorta di ipoplasia, cioè non c'è un bel solco. Ecco come si è qui, e quindi praticamente la rotola fa questo movimento, va di qua e va di là, e quindi la rotola ballerina che poi crea uno svasamento a carico di questa troclea, e quindi a quel punto poi bisogna intervenire chirurgicamente. Però si può prevedere, diciamo, cerchiamo anticipare questo problema con una buona alimentazione, un buon apporto di amminoacidi. Molto spesso questi soggetti non hanno un apporto di amminoacidi di qualità. Bisogna supportarli con del collagene, vitamina C, dando del silicio, del magnesio, tutti oligoelementi che cercano di strutturare e di rinforzare le capsule articolari. Perché se questa non è rinforzata, ovviamente la lassità del ginocchio è tale che gli permette quindi il gioco della rotula. Quindi non basta solo operare. Se c'è una lassità, a che punto? Quella lassità può esserci non solo a carico del ginocchio, ma ci può essere una mancata struttura degli anelli cartilagini, quindi una maggiore predisposizione al collasso tracheale, ci può essere un'alterata funzionalità delle valvole, perché parliamo di collagene di tutto l'organismo, non solo quindi del ginocchio. Quindi a quel punto si deve rinforzare la struttura, diciamo, connettivale di tutto l'organismo. Quindi bisogna strutturare il collagene in quel caso di tutto l'organismo. Ok? Poi può avere, vabbè, abbiamo detto il Cushing, che è predisposto al Cushing perché proprio c'è una sollecitazione alla disfunzione di questa ghiandola surrenale, specie se poi vengono sterilizzati. L'uretero ectopico, il dosso persistente arterioso, anche qui è raro, però ci può stare, a quel punto ci vuole la chirurgia. Poi abbiamo displasia, abbiamo detto, a carico delle ossa lunghe, osteocondrite, osteocondrosi, si può avere una alterata conformazione della spalla, quindi predisposta a volte alla lussazione, a carico del garretto, del carpo, si può avere un'osteogenesi imperfetta, cosiddette ossa di vetro. Vedete, il soggetto nervoso è tendente alla demineralizzazione. Okay, quindi da subito deve essere svezzato con un'integrazione mirata. Non basta il croccantino che là dentro ci sta il calcio, il fosforo. Bisogna vedere tutti quegli alimenti che stanno all'interno, come vengono assimilati. Abbiamo parlato del cibo secco estruso, che molto spesso questi prodotti dove c'è molto acido fitico, questo acido fitico che fa? Una sorta di lega questo magnesio, il calcio, quindi non lo fa assorbire bene. Quindi, in effetti, quello che sta scritto nell'etichetta molto spesso non viene assimilato nella giusta maniera. Poi c'è la debolezza classica dell'otite, perché ovviamente sono soggetti dove crescono questi peli. Attenzione quando fate togliere i peli, perché molto spesso, se il toilettatore non ha una mano delicata, oppure magari dopo lo strappamento, che a volte si fa anche con tutta una serie di associare magari con degli antinfiammatori, perché dopo si può creare un'infiammazione del condotto uditivo, là poi si va a grattare l'otite e tutto il resto. Quindi dovete cercare di tenere libero questo orecchio, questo del condotto, da questi peli che non fanno altro che evitare una buona reazione del condotto uditivo. E poi, una volta asportati i peli, dovete curare questo orecchio, quindi con tutta una serie di mele, come può essere l'argento colloidale, ogni tanto mettere delle goccine di antinfiammatorio. Ma ricordatevi che spesso l'orecchio è collegato alla faringe, e la faringe spesso è collegata all'intestino, perché c'è una netta comunicazione tra disbiosi intestinale, alterazioni dell'intestino e alterazioni sia a carico dei seni sia a carico della faringe. Quindi se c'è un'infiammazione cronica, se c'è anche una semplice intolleranza, un'alterazione della parete intestinale, molto spesso c'è un aumento anche nella produzione di cerume, quindi è collegata la cosa. Si può addirittura avere, molto spesso i miei clienti dico, valutare spesso quando date un cibo se questa c'è una sorta di secrezione a carico degli occhi, oppure un aumento di congestione dell'orecchio, perché molto spesso è collegata a una intolleranza alimentare. Anche lì ci sarebbe da parlare molto. Molto spesso c'è una sorta di speculazione sull'intolleranza alimentare,
Io dico sempre che se l'intestino ha una buona permeabilità, cioè se non c'è un'alterazione a causa della parete intestinale, difficilmente il soggetto è intollerante verso qualche alimento. Se poi si crea un'alterazione della permeabilità, allora aumenta a dismisura tantissime intolleranze. Basta ripristinare la permeabilità intestinale, ecco che queste intolleranze vengono meno. Allora, io direi abbiamo passato la prima mezz'ora. Adesso, dato che siete in molti, vorrei iniziare con le domande. Suppongo che tutti di voi abbiate, non tutti hanno il barboncino, vabbè, ma comunque siete interessati, mi fa piacere che avete il barboncino. Allora, vediamo un po', il mio barboncino Toy è un superpotere, sta migliorando tanto con le sue prescrizioni. Grazie Laura, speriamo che andiamo sempre meglio. Molti di voi hanno risposto benissimo, vedo insomma che avete un grosso interesse, io spero che di avere una collaborazione con un grandissimo luminare di biotipologia inumana, con la quale voglio collaborare con lui per fare un libro sulla biocostituzione, sulla costituzione. Sarebbe veramente una cosa mondiale, cioè non c'è al mondo uno che sia interessato di biocostituzione canina. E quindi io sto mettendo su degli appunti con i quali magari potrò collaborare con questo studioso di biotipologia in campo umano, poi magari in seguito vi dirò anche chi è il professore, ma speriamo di fare questo lavoro che secondo me è veramente un lavoro unico, non c'è una cosa simile al mondo. Quindi speriamo che nel tempo possa creare questo libro che sarà molto utile per cercare di inquadrare il tipo di costruzione. Avete visto com'è importante, come vi immedesimate in tutte le cose che vi ho detto? Suppongo che molti di voi sapranno senz'altro che tutte queste cose che ho detto, il loro cane molto spesso è affetto da queste situazioni, no? Soprattutto sull'asse psico-emozionale. Molti di voi si saranno immedesimati. Eccomi, c'è stato. Allora, mi sentite sempre? Allora, il mio barboncino Toy un suo pazienza migliorando moltissimo. Allora, non vedo l'immagine, vediamo un po'. Mi sentite? Perché non vedo immagine. Vabbè, c'è stato un blackout, non vedo immagine. Non so se mi sentite ancora, mi vedete? Allora, vediamo un pochino. Allora, aggiungere ancora. Mi vedete? Io non mi vedo più. Questo momento. Mi vedete? Si vede il video? Vediamo un po'. Sì, la sentiamo. Sento ma non vedo. Purtroppo anch'io non vi vedo. Vabbè, comunque continuo a parlare, sperando che dopo viene. Non ho capito per quale motivo non si vede. Vediamo un attimo. Allora, boh. Ok, io continuo a parlare. Boh. Allora, morboso bilioso, la mia a 7 anni ha rotto il crociato 3 volte, lo do il Legart ogni 6 mesi, vorrei un suo consiglio. Purtroppo bisogna vedere, bisogna valutare come mai questo soggetto è stato sottoposto 3 volte. Evidentemente c'è una debolezza, quindi bisognerebbe rinforzare quello che è la sua struttura tendineo-legamentosa. Quindi sicuramente gli puoi apportare del collagene, della vitamina C, del magnesio. Ci sono tantissimi integratori, ma sicuramente devi stare attento all'alimentazione. Allora, non mi vedete ancora, giusto? Allora, vediamo un pochino. Solo voce, no, si sente ma non si vede. Eccoci qua, vai. Allora, riprendiamo. Allora, vediamo un attimino le domande. Sono tante le domande, ragazzi. Vediamo, cerchiamo di andare da sopra in giù. Allora, la mia Chloe mangia crocchette e pezzettini di carne. Perché queste crocchette? Cerchiamo di evitare queste crocchette, cercate di passare agli essiccati. Oggi ho visto anche dei produttori che fanno una sorta di polvere, proteine in polvere, che potreste aggiungere eventualmente a degli alimenti naturali. Anche perché noi stiamo parlando di un soggetto che pesa poco, cioè
Fare un'alimentazione naturale non vi costa niente, l'importante è assemblare eventualmente degli alimenti tipo di essiccati o dei pressati in modo tale da compattare queste feci e poi bisogna vedere in che stato voi arrivate a questo tipo di alimentazione. Noi stop vaccini solo i primi, aspettiamo esame anticorpale. Perfetto, fate il vaccicheck per accertare la loro titolazione anticorpale. Questo lo sapete già, no? Quindi fate il test anticorpale, non vaccinate ogni anno, perché i vaccini durano molto, e attenzione al vaccino per la leptospirosi. Se avete un soggetto che sta sempre in braccio, che difficilmente va a frequentare zone dove può prendersi questa leptospirosi, non fate questo vaccino, che c'è molto mercurio all'interno. Abbiamo detto che può essere responsabile di tante malattie autoimmuni. Attenzione, abbiamo parlato a proposito della vaccinazione. Andate a vedere. Per quanto riguarda il video inerente alle vaccinazioni, olio di neem sicuramente va bene in alternativa a queste sostanze tossiche. Dottore, il mio cane è morto per aver mangiato delle ossa di pollo. Cosa ha provocato la morte? Sicuramente queste ossa di pollo hanno potuto perforare, quindi state molto attenti. Non sono soggetti, secondo me, da farli mangiare ossa polpose. Poi dipende se queste ossa erano crude o cotte, che le ossa in realtà dovrebbero essere crude perché si devono frantumare, non scheggiare. Però un soggetto come lei, come il barboncino, starei attentissimo. Magari un'aletta di pollo a vista potreste dare, ma dovete stare molto attenti, eviterei assolutamente. Purtroppo è capitato, speriamo che non capita più. Allora, le ossa di pollo bucano gli intestini, infatti, è molto pericoloso. Posso farle una domanda? Vai, Cinzia. Per la mia Chloe sono dovuta ricorrere a un comportamentalista, andavo in crisi d'abbandono. È vero, è vero. Questi soggetti molto spesso legati, hanno un legame molto stretto col proprietario, quindi c'è molto spesso questa crisi che a volte vanno soggette poi a delle situazioni comportamentali, stanno malissimo. Bisogna associare eventualmente un'aromaterapia, eventualmente il CBD è ottimo, il magnesio, e valutare il suo stato di stress. Anche l'alimentazione aiuta a detossificarlo, quindi sicuramente il CBD ti potrebbe essere d'aiuto, oltre all'uso di fiori, tipo per esempio i fiori australiani possono aiutare anche in questo. Un buon comportamentalista e soprattutto deve uscire, non deve stare chiuso, quindi cerca magari un dog sitter e ti aiuta in questo. Allora, anche il mio kiwi stiamo provando con l'educatrice cinofila. Ecco, è molto importante trovare un buon educatore cinofilo, ma soprattutto che capisce il carattere del cane. Molto spesso questi cani basta che li fate andare su un prato a distendersi, quindi abbassano quella loro soglia di cortisolemia, quello stato d'ansia, quello è fondamentale. Allora, il mio kiwi ansia d'abbandono terribile. Esatto, allora alimentazione. Che ovviamente sfiammando con l'alimentazione si riduce il cortisolo, ridurre lo stato d'ansia con tutta una serie di adattogeni, per esempio ce ne sono tanti, uno di questi per esempio potrebbe essere l'amicoterapia, potrebbe aiutare, e ovviamente cercare anche il CBD, ripeto, i cannabinoidi sono molto interessanti, l'uso di fiori, fiori australiani, fiori di bacco, oppure magari. Soprattutto, che la cosa secondo me più importante è farlo uscire e farlo distrarre. Allora, commenti sempre fuori topic. Lo so. Allora, dottore, il mio barboncino nano ha spesso vomito e davo la Royal Canin da 2 settimane. Sto cambiando con la dieta casalinga. Ho avuto episodi di vomito per il riso. Quindi stai dando il riso. Sta mangiando tacchino. Per 2 settimane e ora passo al riso e do patate. Bisogna stare molto attenti perché molto spesso vedo che alcune diete c'è un'abbondanza di riso e patate. Parliamo di amidi. Questi amidi in eccesso aumentano la produzione di muco. Quindi sarebbe ottimale, secondo me, fare un passaggio gradato. Tu vieni da un'alimentazione industriale, quindi sicuramente questo cane non ha gli enzimi che favoriscono una buona digestione di questi alimenti. Quindi bisogna integrare con degli enzimi, bisogna fare una dieta secondo me diversa da questa perché forse stai dando troppo amido, ok? Cercare di dare un'alimentazione già in un certo qual modo predigerita, quindi autorizzerei degli enzimi. Quando io faccio i consulti, molto spesso noi ci dobbiamo sentire più volte perché poi si devono fare degli aggiustamenti continui. È difficile, fare una dieta ci vogliono mesi. Mi può consigliare cosa dare da mangiare per stare meglio? È una bella domanda. Bisogna vedere prima di tutto il tuo cane, che cane è. Ogni cane è un mondo a parte. Se
Spazzolino ultrasuono è ottimo, sì, ovviamente bisogna avere una certa costanza e soprattutto poi bisogna o con un caschettino che molto spesso viene dato in dotazione a questo strumento oppure con delle garzette per strofinare, dovete evitare che si forma quella placca. Tremolio, sì, ecco, il tremolio è una cosa che molto spesso hanno questi soggetti, bisogna stare attenti perché molto spesso potrebbe essere pure anche un anticipo eventualmente a future crisi epilettiche. Quindi bisogna subito vedere cosa si è sbagliato e cercare di modulare quel tremolio. Tutta una serie di complessi omotossicologici, anche complessi omeopatici, magnesio e valutare lo stato di cortisolemia. Quindi, secondo me, si può fare molto per il tuo cane. Stiamo migliorando con le sue prescrizioni per la rota, evviva, meno male. Ovviamente, chi ha una lassità rotulia e quindi deve sviluppare la muscolatura. Ovviamente l'idroterapia secondo me è molto interessante, ovviamente dovete metterci un salvagente in modo tale che il cane è costretto comunque a muovere queste zampettine perché deve sviluppare i glutei, quindi deve sviluppare per sviluppare la massa muscolare, quindi che cosa ci vogliono? Ci vogliono proteine di qualità, che molto spesso il cibo, il classico estruso, non ce l'ha, perché queste proteine sono sottoposte a calore, quindi c'è denaturazione proteica. Voi quello che sta scritto di proteina, dovete vedere quello che poi entra nell'ambito della cellula, bisogna vedere il suo valore biologico, e quindi la sua biodisponibilità. Questo è importante della proteina, quindi l'integrazione con tutta una serie di amminoacidi, il collagene bisogna stimolarlo con la vitamina C, tutta una serie di rimedi che migliorano la lisina, tutta una serie di amminoacidi, la taurina, la carnitina, tutti amminoacidi che migliorano l'attività, diciamo, muscolare. L'integratore dice come e in che forma, perché quelli che assumo io sono una decina di pasticche al giorno e solo per dargli una è una lotta, non ce lo farei tutti i giorni per numero di pasticche. Allora tu potresti cercare di trovare dei complessi, ci sono dei complessi, diciamo, nell'ambito dell'integrazione, molti complessi, molti prodotti della medicina funzionale associano più cose, quindi ci sono amminoacidi, ci sono minerali, ci sono vitamine, quindi un insieme di cose, magari dare un'unica compressa dove cerchi di raggruppare più cose, no? Quindi ci sono i prodotti, ovviamente io non spesso non utilizzo, avevo già detto, non utilizzo spesso i prodotti per uso veterinario, cerco mi affido a delle case umane perché secondo me hanno una qualità superiore, eccellente, ma questo è il mio punto di vista. Grazie per i suoi consigli, Bonnie sta meglio, mi fa piacere. Aveva fatto un detartrase e tolto due dentini, ma il Sinulox lo aveva preso 6 anni prima per sterilizzazione, ma questa volta le ha creato un forte shock anafilare, poi sono sopraggiunte ulcere, Cinzia, è un abbassamento dei globuli bianchi, in 4 giorni se n'è andata, questo mi dispiace molto. Beh, avrà avuto tutta una serie di complicazioni, perciò io dico, sono soggetti molto delicati, se possiamo evitare il detartrase con anestesia, ben venga, però situazioni poi importanti, dove lì c'è una piorrea, in quei casi ci vuole ovviamente la chirurgia, cioè ci vuole il detartrase, quindi mettere un'anestesia. Quindi per evitare di arrivare a questi livelli bisogna fare una manutenzione, una cura continua, un'igiene continua della bocca. Ecco perché è importante la masticazione, la pulizia dei denti quotidiani. Mi dispiace per te, Cinzia. Allora, il mio cane, che è un meticcio di 3 anni, ha avuto una crisi epilettica sabato sera, ripetuta dopo 40 minuti. Abbiamo fatto le analisi e sono buoni. Cosa gli ha portato questa crisi? Grazie per tutto non è un barboncino questo, ovviamente. Siamo fuori tema, ma sicuramente il tuo caso va valutato con calma, quindi mi dovresti contattare in privato, perché ovviamente quando parliamo di crisi epilettica bisogna vedere tante cose. Quindi mi contatti in privato e cercheremo di organizzare dei consulti online. Cinzia, sì. La mia meticcia ha un lipoma, ha la meticcia, quindi non è un barboncino. Io però vi pregherei di fare domande inerenti a questa razza, perché sennò poi usciamo fuori tema. Ripeto, tutte queste cose, magari contattatemi in privato e cerchiamo di risolvere. Il mio maltese barboncino si somiglia, è vero, perché il maltese l'altra volta abbiamo parlato, anche quello è un soggetto bilioso, nervoso. Vedete come state capendo tante cose, come state inquadrando la tipologia e soprattutto il suo asse psicocomportamentale. È una barboncina di quasi 7 anni, mi dispiace, che peccato.
Lo so, Cinzia, mi dispiace. Io ho sia una barboncina Tori che un maltese. Ah, ecco, quindi ecco perché conosci entrambe le razze. Vedi, un pochino si assomigliano da un punto di vista comportamentale. Dovete stare molto attenti, soprattutto la vostra ansia, la vostra preoccupazione a volte possono, ecco, possono trasmettersi al cane, ecco. È classico, molto spesso quando voi siete preoccupati, il soggetto sente un qualche cosa, sente le vostre vibrazioni e di conseguenza trasmettete questa vostra preoccupazione, questa volta ansia al cane. Quindi a volte dovete anche voi magari assumere dei fiori, degli ansiolitici, qualcosa sempre su base naturale, in modo tale che riuscite a cercare di modulare la vostra ansia, perché la vostra ansia, ripeto, si trasmette sicuramente al cane. È allergico al vaccino, dottore. Il vostro allora, Mariano, sì, sicuramente devi stare molto attento. Io eviterei, se è allergico, di vaccinarlo, quindi stai molto attento all'uso di questi vaccini. Blackout, ci sta il blackout, non la vediamo più. Allora, questo è tutto nero, vediamo un pochino quando ha ripreso. C'è stato un attimo di blackout. Io ho chiesto, dottore, come fare per la mia barboncina col colesterolo alto? Sicuramente modificando l'alimentazione, migliorando l'alimentazione. Il colesterolo migliora molto. Tieni presente, per il colesterolo alto molto spesso si può utilizzare la berberina, che va molto bene, e migliorare l'attività epatica. Molto spesso il colesterolo alto si associa spesso a una steatosi epatica. Secondo me hai sbagliato con l'alimentazione, forse hai dato troppi carboidrati, non so se facevi uso di cibo industriale o meno. Allora, dunque, sulla voce, non la vediamo più, lo so, c'è stato un blackout. Allora, vediamo un pochino. Dunque, buonasera, dottore, la mia barboncina Tori il mese di maggio ha avuto una crisi epilettica. Ecco, purtroppo ho tantissimi casi con crisi epilettiche, ripeto, sono soggetti molto ma molto delicati. Bisogna vedere che cosa si è sbagliato nell'alimentazione, a volte può venire dopo delle vaccinazioni, a volte può essere in seguito a dei trattamenti di antiparassitari tossici. A volte può essere correlata anche un'alterata permeabilità intestinale, quindi bisogna valutare tantissime cose. Contattami in privato e cercheremo piano piano di valutare il tutto. Per esempio, con le crisi epilettiche i cannabinoidi hanno un'ottima risoluzione, magari anche associandola al farmaco, ma sicuramente solo il farmaco non farà altro nel tempo a creare steatosi epatiche, disfunzioni epatiche. Poi, ovviamente, si è visto che col tempo questi prodotti si creano una sorta di resistenza. E quindi poi non agiscono più, quindi da subito bisogna cercare di fare una terapia integrata. Dottore, per insufficienza renale cronica, beh, sicuramente curare moltissimo l'intestino, perché ovviamente l'insufficienza renale cronica risente della disbiosi intestinale, migliorare l'attività renale, quindi diuretici, drenanti, sia epatici che renali, migliorare la qualità del cibo, quindi alimenti di proteine facilmente assimilabili, ovviamente proteine bianche, della carne bianche, a volte dell'albume, in quei casi alcune volte si può dare anche del riso proprio per ridurre la quota proteica, ma sicuramente le proteine vanno integrate anche in forma di polvere con amminoacidi, vanno integrate perché altrimenti il stesso rene può risentire di questa carenza di amminoacidi. Stacchi e poi no, tutto a posto, tutto a posto. Allora, che cosa posso dare al mio barboncino 4 anni occhio arrossato? Ecco, l'occhio arrossato può essere tante cose, perché poi, ecco, hai fatto bene a dirlo, tra le varie malattie del barboncino abbiamo cataratta, distichiasi, entropion, epifora, cioè quell'aumento di secrezione, del liquido lacrimale dovuto spesso a un'otturazione di questi canalicoli lacrimali. A volte c'è una genesia, quindi si devono allargare questo canalicolo in modo tale che la lacrima penetra e va e poi fuoriesca attraverso il naso. A volte questi canalicoli sono molto stretti e bisogna farli allargare da un oculista. A volte si possono avere addirittura delle ciglia ectopiche, distichiasi, quindi delle ciglia che vanno a grattare sulla cornea. In quei casi là bisogna quindi farle togliere. A volte si può avere la lussazione cristallina, ma soprattutto i soggetti si possono creare a volte delle atrofie del nervo ottico, del panno corneale, spesso dovute a malattie autoimmuni. Poi abbiamo detto il PRA, quindi atrofia retinica, quindi sono soggetti che vanno visti spesso all'occhio, magari una volta all'anno, giusto per fare un esame del fondo.
ma soprattutto quando c'è un arrossamento e quindi abbiamo escluso sia ectropio, sia problemi palpebrali, sia problemi a carico di ciglia ectopiche, sia problemi per esempio a carico degli orti lacrimali, bisogna considerare a volte delle intolleranze alimentari. Hai fatto bene a ricordarmi nell'occhio perché il barboncino ha una serie di patologie all'occhio, ma soprattutto, ovviamente, ricordiamo la cataratta, sono soggetti che sono affetti da cataratta già a 6-7 anni, perché magari hanno fatto un'alimentazione sbagliata da sempre, con questi berretti croccantini con eccesso di carboidrati. Pensate che a volte questi croccantini, gli estrusi, hanno anche il 40% e più di carboidrati. Quindi attenzione all'alimentazione, che sono molto sensibili ai carboidrati, i barboncini. Soggetti nervosi hanno una disfunzione soprattutto a carico del pancreas, quindi hanno una debolezza pancreatica, quindi sono soggetti a disfunzioni del pancreas, quindi una cattiva gestione dell'insulina. E da qui poi iperglicemia e cataratta, eh? Quindi adesso dovete essere padroni di questa materia. Quando vieni in Puglia vorrei portare la mia barboncina per visita. La Puglia, non ho ancora un punto di riferimento in Puglia, speriamo nel tempo di trovare sempre più punti d'appoggio. Adesso purtroppo mi sono un po' fermato nel mio girovagare per l'Italia, ma a settembre riprendiamo, quindi Monza, Bologna, la Toscana. Speriamo che il tempo trovare anche un punto d'appoggio in Puglia, perché no? Allora, usiamo i bush flower. Bravo, bush flower sono ottimi rimedi, sono dei fiori australiani che sicuramente possono aiutare. Quindi ci stanno tanti in relazione allo stato d'animo, ci sono dei fiori australiani che vengono utilizzati. Agitation e Calm è uno di questi, per esempio. Carne scottata, uova, pesce e formaggio di capra o pecora, più verdure crude frullate e integrazione omega 3 e calcio può essere una buona base? Sicuramente sì. Sicuramente sì, bisogna solo valutare il pesce perché, ripeto, molto spesso questi soggetti hanno un'intolleranza all'istamina, quindi valutare se col pesce vedi che magari si arrossa un po' di più la faccia, oppure c'è un arrossamento del padiglione, oppure un aumento di lacrimazione, ecco, potrebbe essere quella correlata al pesce. Allora a quel punto metti un punto interrogativo, se si ripresenta la settimana successiva, allora potrebbe essere il pesce. Allora lì o dai degli enzimi che migliorano la degradazione di questa istamina, oppure eviti in quel momento di dare il pesce. Anche Tiglia MG. Brava, brava, ma sei brava tu, Silvia Martinazzi, eh? Sei molto brava. Allora, sì, la tilia aiuta anche, il biancospino. Ci sono dei prodotti, per esempio, come il Tensoril, che adopero spesso nei soggetti ansiosi con associate delle aritmie, quindi disturbi a carico dell'apparato cardiocircolatorio, quindi per modulare la pressione, per ridurre quell'eretismo cardiaco, quindi con l'aritmia, a volte do il biancospino. Il biancospino è ottimo per il cuore. Per quanto si può continuare il CBD, devo fare delle pause. Allora, se ti trovi bene col cannabinoidi, non c'è un tempo, perché in effetti devi considerare che questi cannabinoidi sono degli integratori, sono anche integro anche degli omega 3, quindi in effetti, se lui sta bene, se lui da un punto di vista psico-emozionale sta bene, la sua ansia si è riuscita in un certo qual modo a tenerla a bada, perché eliminarli? Cioè, secondo me stanno bene, magari puoi nel tempo modificare un po' la dose, perché molto spesso si crea una sorta di saturazione, allora bisogna vedere se ridurre un po' il dosaggio oppure addirittura a volte aumentarlo. Però dipende molto da soggetto a soggetto, un pochino dalla sua sensibilità recettoriale. Doc, quando parlerà del bulldog francese? Sicuramente è una razza a cui mi piace, che io amo moltissimo, e quindi a settembre parlerò sicuramente. Adesso il prossimo sarà il border collie, poi vorrei parlare del boxer e poi faremo, comunque le toccheremo tutte le razze, non ti preoccupare, le toccheremo tutte. Il mio meticcio che ha 3 anni sabato ha avuto una crisi epilettica dopo 40 anni. Ti ripeto, questa è una cosa che dobbiamo valutare con calma. Dunque, il dosaggio del magnesio, bah, dipende, sono tanti vari tipi di magnesio, anche il magnesio bis glicinato della Solgar, in quel caso per esempio si potrebbe dare un quarto di compresso, oppure il magnesio supremo che però a volte può dare un po' di feci, può dare un po' di lentezza, cioè delle feci un po' più mollicce, perché ha anche un blando effetto, diciamo. Favorisce un po' la peristalsi, perché in realtà serve anche per quello a volte il magnesio supremo, a volte lo do anche per avere una certa attività intestinale.
si dà più o meno, dipende, insomma, dipende anche dal peso, insomma, da tante cose, dal suo stato, diciamo, emotivo, se è un soggetto che ha delle problematiche inerenti al sistema nervoso, dipende da tanti fattori. A volte si può dare anche dei complessi dove c'è il magnesio, magari c'è tutta una serie di vitamine, sali minerali e c'è anche il magnesio. Quindi dipende da tanti fattori. Dottore, lei dove visita? Ecco, dove visita? Io sono di Napoli. Quindi ho una base qui per adesso, una base a Napoli. Pensate, io essendo napoletano magari lavoro meno nella mia città. Purtroppo è così perché voi sapete che io mi faccio ospitare da altre strutture, non ho più una sede mia, l'ho avuta per 30 anni, adesso cerco delle strutture che le quali poi mi ospitano. Adesso ce l'ho una qui a Napoli, spero di averne almeno due o tre in Campania. Per adesso, ripeto, sono a Napoli, però poi mi sposto, ripeto, a Roma in media vado una volta a settimana. Adesso per questo momento, con questo, purtroppo questo coronavirus si è allentato un po' questa situazione, però sicuramente a settembre riprenderemo a pieno ritmo. Allora, dunque, dottore, è 2 anni che l'ascolto. Ti ringrazio, Tiziana. Vedo che siete molti che mi ascoltate, molti anche dall'estero, dall'Inghilterra, dalla Germania, molti altri, altre. Dai paesi dell'est, molti Jugoslavia, Cecoslovacchia, Serbia, vedo che siete molti a seguirmi. Scusi, dottore, io ho un gattino trovatello, ragazzi, voglio dire, purtroppo non mangio solo croccantini. Queste domande, ragazzi, però dovete farmene con argomenti inerenti. Ho parlato del gatto, ho fatto un webinar sul gatto. Chiedo scusa, come faccio a scriverlo in privato? Ma potete, voi sapete, c'è il mio sito alessandroprota.it, la mia email è info@alessandroprota.it. Per quanto riguarda i consulti, voi potete acquistarli direttamente dal mio sito alessandroprota.it, mentre per quanto riguarda se mi volete scrivere, perché poi attraverso queste email poi dovete mandarmi tutta la documentazione, quindi una parte sull'email, una parte su WhatsApp, i filmati e le foto. L'email è info@alessandroprota.it. Comunque sta scritto anche sulla pagina Facebook. Io non mi do pace, lo so. Purtroppo la perdita di un cane, ragazzi, è devastante, peggio di una persona, questo lo posso dire con tranquillità. E allora, il mio barboncino può mangiare solo maiale con verdure, olio di salmone integratore. Una sola proteina maiale lungo può sì, allora dare solo una proteina secondo me è sbagliato. Tu magari ti sei fissato che può mangiare solo maiale perché non hai trovato ancora la dieta giusta, ma a parte che il maiale a me non piace come carne perché la carne di maiale è molto simile all'uomo, addirittura si può pensare che possa indurre la produzione di autoanticorpi perché essendo molto simile all'uomo a me non piace la carne di maiale, io personalmente non la prediligo. Molto spesso si dà la carne di maiale perché si pensa che è una carne a cui l'animale non è stato sottoposto in precedenza, ma secondo me è sbagliato. Anche del buon vitello, del bovino, insomma, del coniglio, delle carni bianche, eviterei il pollame perché molto spesso il pollame è quello più trattato. E molto spesso i vaccini vengono coltivati su embrione di pollo, quindi molto spesso anche dei brodi di coltura possono poi sensibilizzare nel tempo verso quel tipo di carne. Quindi dare solo una carne per me è sbagliato. A 7 anni fino a 5 ha mangiato croccantina al salmone e riso dell'Almonatur. Poi da 3 anni urinari della Royal per calcoli vescicali, alternando con riso e zucchine e carote. Ora i calcoli, vediamo, ora i calcoli. Sono salati, che faccio? Allora, da subito devi cercare di lavorare nell'eliminare questi croccantini. I calcoli si possono benissimo cercare di evitare di che si formino attraverso tutta una serie di rimedi, tra cui la spaccapietra, per esempio, un rimedio molto interessante, si fanno delle tisane con la spaccapietra, si acidificano allorché bisogna acidificare, perché poi con i croccantini, vedete, il problema dei croccantini è che prima di tutto abbiamo detto che disidratano e tendenzialmente aumenta la concentrazione di queste urine, poi aumenta la produzione di questi minerali che si possono poi depositare a carico del rene e della vescica. Quindi bisogna fare una sorta di lavaggio come se fosse un via cal per queste vie renali. Quindi la spaccapietra è una di queste, ma sicuramente eliminerei questi croccantini.
Dottore, venite anche a Sorrento magari vengo, ma per vacanza, magari ci mangio una bella gnocchia alla sorrentina. Purtroppo non ho un punto di riferimento a Sorrento, purtroppo. Io ho un barbone di soli 11 mesi con stenosi polmonari. Come posso fare? Allora, mi devi contattare perché veramente è una situazione un po' particolare, bisogna tenere la pressione entro certi limiti. Attenzione a volte ai farmaci che si danno per l'attività cardiaca, perché molto spesso ho dei soggetti nel quale viene sovradosato il farmaco, quindi bisogna, anche in questi casi si può associare la terapia tradizionale con alcuni fitoterapici, alcuni funghi. L'altra volta abbiamo parlato di micoterapia, per esempio il reishi, uno di questi è un'azione ACE inibitoria. Quindi dobbiamo sentirci, dobbiamo valutare l'alimentazione, c'è moltissimo da fare, però dobbiamo farlo in separata sede. Lui sta bene con CBD per ora. Ok, se sta bene io non cambierei la strada. Andiamo avanti. Non vedo in programma oltre il 22 luglio. Quando c'è il border? Beh, il border mi sembra che è la prossima volta, quindi non questo mercoledì, il prossimo. Quindi il prossimo mercoledì dovrebbe essere il 22. 22 perché ho preso un mercoledì di pausa, faccio una breve vacanzina, breve breve, e poi riprendo con le mie razze. Vorrei fare dopo il border, vorrei fare il box, che mi piace moltissimo, è una razza che io adoro, mi piace molto, là poi andiamo su un sanguigno, sapete, no? Quindi è un soggetto particolare perché anche lì è un biotipo, un misto. Poi magari mi direte il box che biotipo è. Ok, buonasera dottore, un bigo di 17 mesi, ragazzi vi prego, cercate di... Adesso parliamo del barboncino, sicuramente parlerò anche del bigo, però dovete attenervi un pochino alla razza. C'è una grossa sede a Pisa, Clinica Veterinaria di San Pietro e Grado, è una Carrara, Clinica del dottor Borghetti. Non lo so, questo mi volevi suggerire delle strutture su cui appoggiarmi? Nelle Marche viene, e purtroppo non dipende da me, dipende nel trovare degli appoggi. Ecco, purtroppo il sottoscritto, devo dire, che nell'ambito della medicina veterinaria è una figura a volte, consentitemi di dire, potrebbe essere scomoda. Perché? Perché avendo una mia filosofia, dove sono molto attenta all'alimentazione, molto attenta alle vaccinazioni, quindi vado per una medicina integrata, anche nell'ambito dell'oncologia, è tutta una medicina integrata, una medicina un po' particolare, magari a volte si cozza un po' con gli interessi di una medicina tradizionale, se volete, capito? Quindi bisogna trovare anche la struttura che più o meno abbraccia un po' la tua filosofia, ok? Oppure che accetta il tuo modo di lavorare e magari anche per loro potrebbe essere un introito quella di cercare di... Anche perché i miei protocolli sono dei protocolli un po' particolari, che ovviamente i veterinari a volte si rifiutano di eseguire, ma vi assicuro che sono molto efficaci, chi mi segue lo sa. Secondo lei, come mai Consinuox è morto dopo 4 giorni di shock anafilattico? Purtroppo Cinzia, mi rendo conto che tu ti stai cercando di dare una risposta, però a volte è veramente difficile, bisognerebbe conoscere il caso. Evidentemente il tuo cane magari aveva delle problematiche, magari questa anestesia non è riuscita a sopportarla. L'antibiotico a volte può dare delle problematiche, però lo shock anafilattico a volte lo dà subito, capisci? Non dopo 4 giorni. Quindi secondo me è una concausa di cose. Da cosa può dipendere la lacrimazione che ha l'effetto rossiccio sotto l'occhio? Ecco, sì, classico. La lacrimazione del barboncino, come vedete, che fa? Succede questo, che a contatto poi con la luce assume una colorazione marroncina, a volte si crea anche un'umidità che quella poi dà sede poi la produzione di malassezia, questo fungo, quindi una colorazione brunastra. Io vi consiglio, per chi ha i barboncini, come del resto abbiamo parlato pure l'altra volta con Maltese, di sottoporre i vostri cani a dei bagni all'ozonoterapia o a nanobolle, che lì sono delle vasche che hanno un'azione ossigenante, sbiancante a volte, migliorano lo sbiancamento e sicuramente non utilizzano quei shampoo aggressivi che possono addirittura, se uno non sta attento, a volte peggiorare una situazione irritativa all'occhio. Quindi nanobolle e ossigenoterapia in queste vasche.
Dunque, buonasera, un barboncino nano che ieri mentre stava benissimo ha cominciato a vomitare e poi si è ripreso poco dopo. In questo periodo mangia crocchette di pollo e ha 3 mesi. Io ti consiglio di cambiare alimentazione. Come vedi, questo è il classico caso di chi in una situazione di reflusso gastrico, magari ha una gastrite, perché poi questi croccantini, questi estrusi nel tempo possono creare gastriti. Oddio, il tempo è già terminato, mi dispiace, ma ci sono altre domande. Io cercherò magari di rispondervi attraverso Facebook. Ripeto, il tempo è volato. Questa razza era molto interessante. Avete visto tutte? Vi sta piacendo, penso, questo concetto di classificare queste costituzioni, questi biotipi. Vedo che vi state interessando. Molti di voi si stanno preparando. Se volete conoscere qualcosa di più sulla biotipologia, andate quindi sul mio sito. Vedete, c'è una scheda che potete compilare in modo tale che vi rendete conto più o meno del tipo, del biotipo del vostro cane, in modo tale che poi, quando poi affronteremo quella razza, siete già preparati. Quindi ci vediamo alla prossima. Oggi fa un caldo infernale, ci sentiamo per la prossima razza, quindi che sarà il Border Collie. Ciao, ciao a tutti.